3 novembre. Oggi ci avvicineremo al confine con la Cambogia. Sarà una tappa da 150 km, breve, ma come avete visto ieri, qui le cose non sono mai semplici, specialmente in questa stagione e in queste strade. Sosteremo per la notte a pochi chilometri dal confine, non lo passeremo oggi, è inutile correre. La dogana chiude alle 4 del pomeriggio e vorrei soffermarmi in alcuni piccoli monasteri che troverò lungo il cammino. Il risveglio è un gracidare di rane. Il mondo non si è dissolto sotto il diluvio. Da dietro la garza verdina che mi protegge dagli insetti, la terra sembra galleggiare, come emersa dal più profondo dell'oceano. Gocciolante, sembra in attesa che qualcuno la asciughi. L'umidità della notte si è spalmata su ogni cosa, è penetrata nelle ossa. Il ventilatore spara un'aria densa, quasi liquida. Il fragile canniccio del bungalow è un debole baluardo a tutti gli strani rumori che vengono dall'esterno. La finestra rimanda solo il verde dei banani, risplende, quasi ti acceca, tanto è brillante e lucido di pioggia. Il gruppo oggi si è diviso. Alcuni vogliono andare a vedere i mercati galleggianti. A me sono sembrati solo una affascinante trappola per turisti. Preferisco il lento vagare sulla strada alla ricerca di luoghi meno famosi. Con Chiara, Jacopo e Giampaolo partiamo in direzione Chao Doc. Dobbiamo districarsi dal traffico di Canton. 30 km in piccole sconnesse vie, piene di ogni mezzo con le ruote, stracarico di mercanzia. Al lato della strada si aprono le grandi porte dei magazzini, nessuna luce filtra dall'interno, le aperture appaiono nere come la pece. La mercanzia dall'uscio trabocca sul selciato. Di fronte, affannati venditori si agitano alla ricerca di clienti. Sembrano poter vendere qualsiasi cosa esista sulla terra. Come diceva mia madre, dal lago al milione. Avete presente la carta di riso? Quella trasparente, finissima. Ecco, il delta del Mekong è così, piatto come un foglio di carta di riso. Allora, quando in un resoconto ho letto delle montagne del Mekong, mi sono incuriosito ed è lì che mi voglio recare. Se prendete una mappa e cercate la provincia di Anjan, nel sud del Vietnam, ai confini con la Cambogia, affogate in mezzo a risaie che si estendono a perdita d'occhio, potrete scoprire alcune microbiche alture, che si innalzano sulla pianura come foruncoli, alte tra i 200 e i 700 metri. Vengono su dall'acqua, come se una mano gigante avesse accumulato un mucchietto di sassi. Questa anomalia geologica deve aver colpito il popolo Khmer, che considerava questi luoghi sacri. So per certo che non troverò particolari costruzioni salendo su questi colli. Oggi dei coloratissimi templi Khmer in legno rimangono solo poche tracce. Questa zona nel XVIII secolo faceva parte della Cambogia, poi fu annessa al Vietnam e i templi abbandonati si sono praticamente decomposti. Con il motore della moto al minimo costeggio il canale che alimenta la risaia. Lunghe barche da carico lo percorrono, vanno così lente da non sollevare alcuna onda. Sembra che la prua non voglia scalfire la quieta superficie. Non sono abituato a quello che qui sembra ordinario, vedere le merci muoversi sull'acqua, con la strada praticamente riservata ai motorini. Le barche ogni tanto accostano, scaricano in qualsiasi punto lungo il canale, che funge da arteria commerciale. Dall'erba della sponda vedi sbucare una testa, poi il dorso, curvo, piegato sotto il peso di un sacco. È il barcaiolo che consegna la merce.
Qualsiasi strada percorra, trovo continuamente piccoli punti di sosta. Sono semplici baracche con alcune minuscole sedie accostate a tavolini. Qualche amaca dove sdraiarsi, un precario banco dove preparare qualche bevanda, poco altro. All'inizio non capivo perché erano così frequenti, poi durante uno degli acquazzoni giornalieri ne ho compreso l'utilità. Appena inizia a piovere, la gente si imbuca sotto la tettoia, con tutto il motorino, si sdraia sulla maca, beve un tè e aspetta che smetta. Nel frattempo gioca a Banco Tuong, una specie di gioco degli scacchi, e chiacchierano con i vicini. Finito il temporale, spariscono in un istante. La signora, che ha arrangiato il rifugio a piedi nudi, torna alle ordinarie cose di casa. È fantastico. Qui le persone riescono a rubare alla pioggia qualcosa per sopravvivere. Sono arrivato all'hotel. Devo fare una piccola riparazione alla moto, nulla di trascendentale, serrare un po' di viti e un colpo di saldatura al telaio. Lo scorso viaggio in Laos, sulla sterrata che conduce a Luang Prabang, si divise in due e dovetti penare non poco per ritornare in pista. Appena finito non trovo più Jacopo e Chiara, sono spariti, non c'è traccia di San Paolo, ne approfitto per sgattaiolare via da solo. È tutto il giorno che ci penso, ho un chiodo in testa, un'idea che non mi vuole lasciare. Andare in cima all'ennesimo mucchietto di sassi che funge da montagna col suo monastero alla sommità e compiere il rito buddista dello Zetar. Mi vergogno a esplicitare questo mio desiderio, è irrazionale, romantico, forse al di fuori di ogni realtà. Ma sono solo e non devo rendere conto a nessuno. Mi incammino sulla tortuosa stradina, sulla sommità, di fianco a un piccolo altare, un'anziana signora siede accanto a una grande gabbia. Vende spauriti uccellini. Il rito dello Zetar consiste nel rilasciare una vita, per salvare una vita destinata al massacro. In qualche maniera, con l'universale linguaggio dei gesti, mi accordo per acquistarne due. La donna me li porge, fremono minuscoli tra le mie mani, impazziti di paura. Come le apro, immediatamente volano verso l'alto, in direzione delle risaie. Non so se questo avrà effetto, ma a me piace pensarlo. Una vita per una vita. A domani. Is it too good to be true? I want this so much, but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. All these green lights, are they coming too soon? Caught between red and the green and you. I'm stuck in the blue.